Ciao a tutti ragazzi dal vostro Gino Smile. La scorsa volta ci eravamo salutati qui. Non mi ricordo che cosa dovessimo fare, però sicuramente è nei paraggi, quindi andiamo a controllare. Ah già, ora ci sono. Ci avevano rubato il cuore che avevamo con fatica creato. Dobbiamo andarcelo a riprendere. Immagino che la direzione sia questa, perché non ci sono molte altre strade da visitare. E i nemici qui sono fortissimi, non me lo devo dimenticare. Però se sono fortunato mi ricaricano anche un bel po' di vita, uccidendoli. Se sono fortunato, sempre. È vale la pena di perderci un po' di tempo, scusatemi, ma l'esperienza è notevole. Grazie per gli HP. Loro sono facili e danno un sacco di vite. Molto bene. No, stai fermo qui. Voglio ancora giocare con te. Olè. Chi manca? Tu. Siamo tornati a vita completa. Non mi sono neanche dovuto curare. Oh, chi c'è ancora? Ah, pensavo avessimo finito qui. Oddio. Più di due di questi non li voglio gestire contemporaneamente. Sono pericolosissimi. Trastele. Questo è un materiale che non mi sembra di aver visto prima di adesso. Oh oh. Curati per favore. Questo posto è pericoloso. Molto. Cos'era che mi ha colpito? Quella sfera blu? Mi ha tolto un sacco di vite. Wow. Immagino che la lezione che ci ricavo è lascia perdere, vai avanti e penserai dopo a queste cose. Ottima lezione. Sappiamo dove andare adesso. C'era anche prima la luna così grande lì sopra. Non mi ricordo. Potresti non mancare l'ultimo colpo, che è quello che mi serve in assoluto di più? Grazie Sora, ogni tanto collabora con me. Io voglio il tuo bene, che tu ci creda o no. Non mi piace vederti morire. E il fatto che questi nemici droppano così tanta magia forse significa che è un buon modo di sconfiggerli. Non lo so. Perché ha colpito uno solo? Doveva prenderli tutti e tre. Aiuto. Loro sono spaventosi. No, via. Via, 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 via. Ora va bene. No, non schivare. Chi manca? Tu. Fermo un attimo. Stai fermo? Grazie. Ah, altra gente. Non mancare l'ultimo colpo. Maledetto. Ok. Paprino, quando vuoi, eh. Resuscita quando ti pare. Non niente fretta. Tranquillo. Non siamo in difficoltà. Dai. Ah, anche Pippo ci ha lasciati. Fantastico. Ah, 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 ah. No, rotola. Per favore. No, mi ammazzerà. Ti odio. Fermo. Aspetta che mi riprendo un attimo di vita. Ora ne possiamo parlare. Dove è andato? No, non sparire. Stavo venendo, un attimo. Non mi mettere fretta, pure tu. Ok, grazie paperino, al momento giusto. Andiamo, va. E da qui? Come si procede? Da questo lato, penso. Mi sa proprio di sì. E perché prima non si poteva fare? Non lo so. Eccoci. E ora? A parte farsi uccidere da un sacco di nemici, perché qui è pieno di gente, non so che fare. Solleva? Ah, l'utilità. Ho paura di questa palla magica. Quindi tu muori per primo. Grazie mille. Sto pensando di ritornare al vecchio Keyblade, perché forse è meglio fare più danno con il colpo, con gli attacchi normali, che non un po' di attacco in più al colpo finale, che spesso e volentieri manco. Quindi facciamolo. Desilampada.
Vediamo se c'è qualcosa. Questo? Sembra una cosa da attivare col fuoco, vista come è fatta. Fermi un secondo. Ah, non mi hanno ucciso. Grande. Ma ci sono quasi. C'è troppa gente qui dentro. Non mi stupisce che questo fosse tra i due il più difficile. Non ho visto anche l'altro mondo che, tra cui potevo scegliere, però ho la sensazione che sarà decisamente più semplice. Ah, sono solo. Non me ne sono minimamente accorto. Vai via. Fai aero. E ora ne riparliamo. Ok. Ehi, abbiamo alzato la vita di Paperino. Fantastico. Non mi piace questa situazione. Mi ha curato Paperino e mi sono curato anche da solo. Va bene. Stai fermo un attimo. Spero che serva a qualcosa per ripulire tutta questa zona dai nemici. A parte darmi, spero, un sacco di esperienza. Perché ho bisogno sia di quella che di ottenere qualcosa di più dalla mia vita. Aiuto. Ok, no no no, via. Quella magia non mi piace. Ah, fregati. Avevo appena fatto aero. Ehi, si è attivato l'ascensore. Non so se è servito a battere i nemici oppure per caso c'è finito un fire sopra. Prima di andare, ho dei conti in sospeso da questo lato. Ora che siamo tutti e tre, dovrebbe essere più facile uccidere i nemici, no? Ok. Basta non dargli la superiorità numerica e dovrebbe andare tutto bene. Aia. Paperino, ti spia... Gli spiaceva. Troppa gente. Peccato che quando muoio perdo tutta quanta l'esperienza fatta in questa stanza e c'erano un milione di nemici che ho ucciso qui dentro. E questa è la rottura di scatole maggiore. Perdo un sacco di tempo a combattere con della gente. E poi, se muoio in quella stessa stanza, è tutto quanto perduto. E le stanze sono strapiene di nemici, quindi ne faccio un sacco di esperienza. E mi dispiace se vado via adesso, senza riprendermela. E ci perdo un sacco di tempo di nuovo. Sta andando anche peggio di prima, mi sa. Ah, ho ancora il vecchio Keyblade, giustamente, perché l'avevo cambiato qui dentro. Sono già morti entrambi, Paperino e Pippo. Non vedo perché io stia continuando con la mia vita. Dovrei farla finita. Come Winnie the Pooh, insomma. Fermo lì. Ok. Ah, tu, ancora in giro. Ripristiniamo il Keyblade, giusto? Facciamo una cosa, va. Usiamolo per una volta. Ne ho tanti. Ragazzi, ci siete? Bravi. Ora, pensiamo a... Qualcuno mi accenda l'interruttore lì. Così ce ne possiamo andare, penso. No, fermi un momento. Ovviamente no. Beh, l'unica strategia fattibile è tenere aero costantemente addosso. Nessuno ha attivato quello, ci penserò io. Quindi ad esempio adesso vado via, faccio questo e poi torno dentro. Ho anche avuto stop allo scorso episodio, però non ci ho pensato a utilizzarlo. Dovrebbe semplicemente tenere fermi i nemici per un po'. Che non mi sembra una grande cosa quando ce ne sono tanti in giro. Ma penso che funzioni su uno solo alla volta. Quindi comunque è complicato tenere sotto controllo tante persone. Ebbene sì, era con Fire. Qui dentro che c'è? Bloccata. Ok. Qui dentro non mi sembra esserci niente di particolarmente utile. Esamina. Aha. Quindi noi dovremmo andare di là in realtà. Perché abbiamo visto fare questa stessa cosa. Ah, vado, vedo e prendo. E ora? Chi c'è? Dei funghi. Ah, quello che deve saltare. Non posso farlo cadere, vero? No.
è già perso? In pratica non devo farli toccare terra. No, non vale. Maledetto. Questo è un buon posto, penso. Ah, l'ho mancato subito, che schifo. Che pessima, pessima prova. Non so quante volte debba rimbalzare in realtà, però, per essere utile. Fermo. No. Niente, mi dovrò allenare per questa faccenda. Ho fatto pena. Mi sa che non ce ne sono altri. Quindi prendiamo i forzieri e andiamo dove dobbiamo andare. Penso di qua. Decisamente. No, devo saltare meglio. Apriamo questo. Flare Gummy. Sembra un'arma, a giudicare dal nome. Forse da qui riesco a prendere quello. Forse, ci devo riuscire. Forza. Dai Sora. Accontentami. No. Ce la devo fare. Ci proverò un'ultima volta. Dopodiché rinuncerò. No, si è messo Pippo davanti. Ah ah ah. Ok, andata. Più difesa. Ottimo, sappiamo già cosa farci. Assolutamente. A noi. Non esistono per altre statistiche? Solo la difesa? È comunque un aiuto, ma preferirei anche averne altri. Questo? Non l'avevo visto. Come lo prendo? Passando da sopra, immagino. Basta farmi cadere. Semplice. Oppure posso saltare da qua. Ok. Per un pelo. Meteo Gummy. Va bene. Vediamo che c'è qui sotto. La piazza di Halloween. No, ci siamo già stati. No, grazie. Devo andare altrove. Tana del Bao Bao. I knew Oogie Boogie was behind this. Wow, è un bel posto. Questo sembra il ponte che porta al carro del boia. Ma no, ovviamente non è così. Aspetta, io non volevo fare questo, non volevo cadere. Ho paura di quello che potrebbe succedere andando... No, no! Maledetto. Non mi è piaciuta questa cosa che è successa, per niente. E va bene, dovremmo rifarci tutto quanto, immagino. Perché non so come si fa da qua sotto ad arrivare lì su. Però ho visto che qui c'era la vasca da bagno in cui si muovevano i tre tizi. Quindi forse possiamo farci qualcosa, spero. Non morite ragazzi, mi servite vivi. In realtà penso di poterli curare per farli ritornare in vita. Ancora non ci ho mai provato. Muori. Ok. Adesso non ne vale la pena, ovviamente, perché sono già vivi. Dov'è la vasca? Eccola. Sali. Ah, dove mi porta? Ehi, fantastico. Esattamente quello che volevo. Grazie mille per il passaggio. Bene, ora so che se cado posso utilizzare quella. Cerchiamo però di non cadere. Questo mi farebbe molto comodo. Maledizione! Dove sono però? Dopo essere stato trasportato dalla vasca? Oppure prima? Non cadere! Io ti odio. Con tutto il cuore, Sora. Ti odio. Tu e le tue combo aeree che ti mandano volando. Ridatemi la vasca. Andiamo via. Non posso finché ci sono nemici in giro. Ok, grazie. Non posso neanche saltarlo. Va bene, come vuoi tu. Basta che mi fai andare via da questo posto. Ora non è possibile però che non posso combattere con i nemici senza volare giù. Riesci a rimanere per terra, per favore? Non mi costringere a spammare magie solo per non muovermi. Oh, apri qui. Etere. Ma è lo stesso posto che avevo visto prima? Non lo so. Esamina. Sappiamo cosa fare lì dentro. Fermo. Dove scappi? Va bene, nel frattempo. Facciamo così.
Ora che si degna di tornare, ci combattiamo. Ok. Perso un po' di vita, ma fa niente. Spero non sia molto importante. Un altro etere. Dammi un secondo che salgo. Alla fine non ho visto dove portava quella che abbiamo attivato prima. Potrebbe essere una cosa importante. Qui che c'è? Nulla. Io ho paura a combattere con i nemici, non voglio volare giù di nuovo. Specialmente con i nemici aerei. Eccolo lì, sta succedendo di nuovo. Maledizione. Fermo, non ti muovere, non andare in giro. Ok. Chi manca? Stanno attaccando qualcuno che io non vedo. Vabbè, come volete voi. Io non perderò tempo con i vostri fantasmi. Qui mi sa che si può andare anche lì dentro. Muro, bloccami, non farmi cadere. Confido in te. Sì, è decisamente un ingresso qui. Non so per cosa, ma... Ah, maledizione. Oh, via, 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 via. Sono troppo forti. Maledizione a me la modalità difficile. Tra stele, di nuovo. Mi sa che l'abbiamo fatto despawnare? No. Dove si va? Ah! È completamente inutile. Ottimo. E qui c'è un bivio. Andiamo a destra. Forse era la stessa cosa. Tu che fai là sopra? Toh. Buongiorno, ci sono le gocciole. Vieni qua. No, 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 non cadere. Grazie, Pippo. Pippo? Ah, è tornato. Non so come, ma l'importante è che sia successo. Da qui invece dove si va? Da nessuna parte. Ci sono solo dei nemici. Beh, no, grazie. Non ho voglia. Andiamo di qua che mi sembra più utile. Ragazzi, ci siete? Ragazzi? Come volete voi. Non mi servite tanto. Ah, questi posso vedermela. Anche da solo. Muori. Ah, sono tornati. Bravi, bravi. Andiamo di qua. Mi sa che abbiamo finito. Non combatterò con questi perché non voglio cadere giù. Grazie. Ho paura a morire qui dentro perché se succede mi sa che devo ricominciare dalla stanza precedente che era enorme, quindi... No, grazie, per favore, Sora, non morire. E quindi facciamo aero. Così siamo un po' più sicuri. Tu, ti stai fermo un secondo? Mi sa che la risposta è no. Paperino è morto. Io ci sono vicino. Attacchiamo qualcun altro, va? Perché se no non finiamo. Mi piacerebbe anche curare Paperino. Ah, 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 pensiamo a me prima, va. Cosa? Così tanta vita con Aero addosso? Maledizione. E ovviamente non posso ricominciare dalla stanza in cui ero. Devo ricominciare dall'inizio della stanza precedente. Quindi mi devo rifare di nuovo tutta quanta la maledetta scalata e cercare di combattere con i nemici? No, grazie. Certo che perdo l'esperienza, poi. Se mi devo rifare queste cose ogni singola volta. Ma perché? Non potevano farlo meglio. No, 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 non finire giù, ti prego, non finire giù. Che odio questo posto. Dov'è la vasca? Facciamo che mi stufo e tagliamo finché non ritorno in quella stanza con le tre pesti, perché non ho voglia di rifarmi tutta quanta la scalata. È maledetto. Vabbè, taglio. Muoio e taglio. E rieccoci. Certo che in questo momento lo sto davvero odiando il gioco. Perché prima dei boss non mi dà una stanzetta piccolina? Così posso attraversarla in santa pace. E tornare dove devo andare una volta che muoio. Perché lui lo sa che io morirò. E non fa niente per evitarlo. Ah, di nuovo tutti e tre su di me. Ma perché mi devono togliere così tanta vita anche con le magie addosso? Ah, curati. Pippo, torna in vita. Niente, sono fortissimi questi tre. Come fanno a togliermi tutta questa vita? Non lo capisco.
Ma spero che almeno appena muore uno le cose vadano un po' meglio. Quindi puntiamo sempre lo stesso. E prima o poi morirà. Grazie Pippo per prenderti l'agro ogni tanto. Ah ah ah, no no no, curati immediatamente. Pippo, torna da me. Dov'è l'altra? Tu sei un problema. Quello rosso lo vedo solamente che salta in giro, non gli ho mai visto fare niente di diverso. Forse è un problema il fatto che non l'abbia visto, però va bene. Dov'è? Prendetelo. Non deve scappare. Lui saltella e basta. Attacca. Non penso. Quindi ho fatto bene a lasciarlo alla fine. Paperino è tornato in vita addirittura. Sì, ogni tanto attacca. Ma non è un problema, penso. Ora è in pugno nostro. Stai fermo. È solamente un grandissimo rompipalle. Non mi costringere a usare stop, sai? Va bene, l'hai voluto tu. Fermo. Oh. Ora andrà molto meglio. Beh, non dura tantissimo, però funziona. Fa il suo lavoro. 180 di esperienza. Wow. Ah, è vivo? Ok. Ok, grazie per il salvataggio. Ne approfitto. Bene, che altro avete da raccontarmi? Sì, va bene. Ottimo. Quindi la leva ci porta dal Baobao. Dimmi... Sì, nient'altro. E tu? Sempre la stessa cosa che hanno detto anche i nazisti. Attacca. Scusami, posso fare qualcosa con questa leva? Grazie. Si apre qui. Succede qualcosa? Forse. Probabilmente fuori da questa stanza. Immagino. Ah già, tutti i nemici che ho saltato ovviamente adesso sono tornati a ricordarmi della loro esistenza. Peccato che quel nemico aereo, morendo, dia solo magia e neanche un HP. Eh no, però mi farebbe molto piacere ricevere della vita dall'uccidere i nemici. Forse quello è il posto in cui vorrei andare in questo momento. Mi sembra proprio di sì, prima non era illuminato. Ragazzi, vi va di salire qua sopra? Non mi fare cadere giù, non mi... Odio il mondo. Adesso odio il mondo. Ma per fortuna forse possiamo risalire da qui. Ti prego. Dove stiamo andando? Attacca? What? Che c'è qui dentro? Ragazzi, potete andare via un secondo? Nemici? Via. Non c'è nessuno, smettetela. Ah, tu. Oh, bravo, sparisci. Fammi aprire questa cosa. Per favore. Ma che stanno facendo? Perché lo attaccano? C'è questo qui in giro. Attaccate lui. Per favore muori. No, no. Devi morire. Devo sapere che c'è qui dentro. Oh. Esamina. Grazie. Oh, esattamente dove volevo arrivare. Grazie mille. Apri questa cassa. Oliarco. Questo è sicuramente un materiale da elaborazione. Ah, ma c'è solamente riportati qui. E non riuscirò mai ad arrivare là sopra, vero? Quindi se esamino torno indietro? Spero di no, ma credo proprio di sì. Eh già, forse mi conveniva di più stare là sopra. Ma vediamo che c'è qui dentro. Ah, come on over and get it! Ah!
see if I can get their attention. Ohana's! This is it? Nobody disrespects me! Beh, la cosa buona è che abbiamo trovato la strada completamente a culo. La cosa cattiva è che penso che in questo combattimento moriremo tantissime volte, perché non me lo ricordo essere particolarmente facile. Infatti Pippo è già andato. Ma posso fare qualcosa a questi nemici? Potete venire un momento più giù? Grazie. Vi sono eternamente debitore. Se poi muoiono, è anche meglio. Grazie. Più AP, proprio adesso che sono in combattimento. Come si attacca il tipo? Ah, mi ha intrappolato qui dentro. Posso uscire? Nope. E quindi? A che è servita questa cosa? Ah, adesso mi trascina in giro. Ma io vorrei attaccare il boss. Come dovrei farlo? Non ci arrivo fin là, vero? Eh no. Quindi come si fa? Devo rispedirgli indietro questi? Scusa, Sora, per favore. No. Cos'è, un minigioco o una cosa del genere, questo boss? Non ne ho idea. No, 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 via. Questa magia non mi piace. Spostati. Aia, quanta vita. Devo fare attenzione anche al boss nel frattempo. Forse dovrei prima resuscitare Paperino e poi Pippo. Quindi premendo il bottone, alzo qui e posso andare in giro. Ma poi non mi fa andare via. Ah no! Ma perché? Io volevo andarti a dare due botte. Dov'è il boss? Come faccio a combatterci? Sul serio? Mi sto perdendo qualcosa di ovvio? A parte fargli magie, no? Come mi comporto? Che non voglio spammare fire finché non muore. Non mi sembra una grande strategia. Però basta creare nemici. Il bello è che questo combattimento potrebbe richiedere un'eternità di tempo. E se muoio ovviamente tutto da capo. Neanche da questa stanza, da quella prima. Paperino torna in vita. Non ha magia. Cosa me ne faccio di Paperino senza magia? Fermo. Muori. Tornato Pippo. Ma... no, ho sbagliato. Dov'è il boss? Dove? Fammelo puntare. Magari se scelgo il tasto giusto posso attaccarlo? No, ho scelto quello sbagliato. Ovvio. Quindi questa è la mia occasione d'attacco. Devo scegliere il tasto giusto e poi picchiarlo. Chiaro. Spero che sia così. Però ci vuole un sacco di tempo comunque. E la maggior parte delle volte sarò pure solo contro di lui, perché i miei amici muoiono di continuo. Non ho magie. E quelli restano sempre nell'arco dell'esplosione. Come fanno a non schivare? Sono stupidi. Sì che sono stupidi. Lo sapevamo già. Di usare meno magia possibile, così la recupero un po'. Fermi un attimo. Morto. Va bene, mi sta anche bene che sono morto. Devo ricominciarlo come si deve, questo combattimento. Bene, da qui è fantastico. Non mi resta che fare un salto e andare qui. Ottimo. Ok, stavolta come si deve. Ci sono i due tipi. Per favore, non vi buttate nelle esplosioni. Non so se ce la fate, ma provateci. No, che non ce la fanno, è ovvio. Io ho di nuovo più AP e non ci ho pensato, avrei dovuto farlo prima di combattere. Ma vabbè, se ci ricapita. Ora. Qui? Ottimo. Però sono solo, peccato. Almeno un'occasione per fargli un po' di danno. Forse con stop potrei fargli di più? Non lo so. È da provare la prossima volta. E magari devo cercare di avere anche i miei amici a portata di mano.
Ragazzi, levatevi da lì sotto. Non potete fargli niente. Toglietevi. E Paperino muore. Che grandissima rottura di balle. Torna. Anche se non dovrei resuscitarlo. Finché era una magia non vale la pena. È solamente uno spreco della mia. Quindi basta uccidere i nemici e poi torna. Devo solamente scegliere il pulsante giusto. Ehi, li ho entrambi con me, ottimo. Fermo. Non ti è concesso di attaccare, questo è il mio turno. Tu hai fatto la tua roba. Di già. Ma così ci mettiamo una vita, eh. Devi farti colpire di più, sennò non va bene. Ora non vale la pena di puntarlo. Combattiamo i nemici. Levatevi da sotto. Perché siete così stupidi? Posso farlo tranquillamente in solo questo combattimento. Per quello che mi stanno aiutando gli altri due. Dov'è il nemico? Eccolo qua. Muori. Non te ne andare. Vabbè, visto che ci siamo. Ok. Dov'è il boss? Puntalo per favore. Preso. No, ovviamente non ha funzionato stop. Non ci speravo più di tanto. Però era buono controllare. Mi sa che abbiamo già finito. Già. Beh, non sta andando male rispetto all'altra volta. Levatevi da là sotto. Per favore. No. Perché continuo a sperarci? Questi non sono malaccio perché recupero un po' di magia. Però possono farmi anche malissimo. C'è da fare attenzione. Addio, Paperino. Mi mancherai molto. Dov'è? Lo punti, per favore? Maledizione alla telecamera che non mi fa vedere le cose che voglio vedere. Prendilo. Ottimo. Ora lui mi attacca appena arrivo. Ok. No, scusami, eh. L'unica differenza che c'è stata la volta che sono saliti anche Paperino e Pippo è che ha smesso subito di essere attaccabile. Quindi mi sta bene andare da solo. Mi sta molto molto bene. Odio non poter alzare la telecamera, ma solamente spostarla a sinistra e a destra. Perché voglio vedere che cosa fa lui e non posso. Mi è completamente impossibile. Non succede niente se ci provo. E questo? Questo è diverso. Ragazzi, ce la fate a saltare. Non è difficile. Finito? Posso attaccarti? Grazie. Fermo qui. Fai la tua mossa. Ma perché mi sono avvicinato così tanto? Non mi uccidere, sai? Non ci provare nemmeno. Tu non puoi attaccare, è il mio turno questo. Ok. Ora, rifai questa cosa delle lame che mi è piaciuta. Non mi importa se muoiono Paperino e Pippo. A me stava molto bene. A parte puntarlo con il lock, non c'è nessuna maniera di alzare la telecamera. Quindi devo essere costretto a fare così. Che ti dice il dado? Fammi capire. Che devo fare? Non è successo niente? Ok. Basta che ci diamo una mossa. Non ho tutta la giornata per combattere con te. Questo cos'è però? Non conosco quello che sta facendo. Ho paura. Che succede? Non lo so. Fermo. Qui. Ok. Stavo quasi per mancarlo. Attacca. No? Va bene. Allora ci penso io. Beh, di questo passo ci vorranno almeno altre tre volte prima di poterlo uccidere. Però si può fare. È meno complicato del previsto. Molto time consuming, però si può fare. Ragazzi, non state là sotto. È facile. Ma tanto di loro non mi interessa. Ora è morto Paperino. Questa visuale non è il massimo. Oh, ora va molto meglio. Grazie. Arrivo subito da lei, signore. Fermo.
non ci provare nemmeno a uccidermi. Rimuttami in giù. Ok. Curiamoci due volte. Tanto per sicurezza. Dai che forse la prossima è l'ultima. Magari si usa una resina per potenziare la spada. Ehi, questo cos'è? Ah, è facile. Ottimo. Se non fossero morti, ci sarebbe anche una possibilità di far salvare i miei amici con questo attacco. Visto che loro non sono in grado di saltare. Non sbagliare il tasto. Ok. Non mi attaccare. Maledetto. Che cosa? Perché non l'ho colpito? Io odio il mondo in questo momento, avete capito? Perché non l'ho attaccato? È stato fermo. A prendersi i colpi in faccia. Che palle, ci ho messo un sacco di tempo per fare sto combattimento. Questo lo super accelero finché non ritorno allo stesso punto perché è una noia tremenda da guardare. Scusatemi. Va bene. Mi sembra che questo sarà l'ultimo ciclo. Mi dispiace davvero per il taglio enorme, ma ho avuto una sfiga pazzesca. Per favore, piantala con queste lame. Dammi una buona visale, perché sennò non capisco che sta succedendo. Vai così. Ora stai fermo un attimo. Che ho da ammazzarti, se non ti spiace. Comunque basta salire, fargli fare l'attacco e poi ucciderlo. Per evitare che ci colpisca. Per favore, non mi mandare giù. Grazie. Combattimento idiota questo. Sono riuscito pure a morire. Coroncina, ok. Diario di Ansem, va bene. Ah beh, sembra facile. Spero che mi abbia salvato come minimo. Posso uscire? Grazie. Ma perché c'è gente anche qui? Volevo controllare il mio inventario. Fermi un attimo, ho avuto della roba, vorrei vederla. Potete lasciarmi in pace un secondo? Vabbè, meglio combattere loro, che prima o poi finiranno, che non quel boss, chiamiamolo così, che non so come potrebbe andare. Però sono un sacco. Che noia. Non riesco neanche a vedere tutti, ovviamente. Più attacco, questo mi fa molto piacere. Alla fine tutta quanta l'esperienza che faccio viene dai boss, perché non riesco mai a combattere con i nemici in maniera costante. Va sempre a finire che ne combatto un po', faccio esperienza, muoio. E poi non li combatto più, perdendo tutto. Allora, Coroncina è uno di questi. Vediamo che fa. Aumenta 20% la resistenza e aumenta anche gli AP. Non è male. Magari a posto di questo. Non voglio perdere la magia e la vita. Mi fa molto comodo. Mentre Paperino mi sa che aveva più slot di oggetti. Non ci sa. Wow, quanti ne ha Pippo. Abilità. Vediamo, ho imparato niente io. No, ma ho più AP. Quindi adesso posso mettere Tech Plus. Aerocombolo non mi serve. E impatto causa, assolutamente no. Paperino ipercura. Ehi, questo è buono. Assolutamente sì. Anche se mi serve anche questo. Ripristina, sì. Però vediamo come va con quello lì. Anche lui è ipercura. Per te fa niente.
Jack, non ci interessa. Ok, va bene così. Ora possiamo andare a vedere che cosa vuole da noi quest'altro combattimento. E passando di qua dovrebbe mantenere tutti quanti i salvataggi? O forse no? Visto che... No, dovrebbe. Dovrebbe assolutamente farlo. Ho dei dubbi. Facciamo la strada lunga, non mi interessa. Taglieremo anche questo. Ora non dovremmo fare altro che... riproviamo con questi. Che la scorsa volta ho mancato completamente. Non devo fare il colpo finale della combo, perché altrimenti perdo lo slancio. Va bene, non mi interessa. Ho solo voglia di andare a finire questo episodio battendo la casa, chiamiamola così. Allora, da qui non devo fare altro che buttarmi di sotto e poi cominciare la scalata. Meraviglioso. Sarà lunghissimo questo combattimento, ancora più di quello di prima. Perché se muoio, ovviamente, mi tocca rifare tutto quanto da capo. E non ho idea di come fare a salire, tra l'altro. Forse così è già qualcosa. Quantomeno queste non sono molto resistenti. E non sono guardate da nemici. Almeno per ora. Meno uno. Non so quante ne restino. E spero che da qui posso continuare a salire. Anche se non mi sembra. Forse. No. Ne ho visto un altro. Voglio usare questa casetta per arrivarci. Ottimo. Forse quello era il modo in cui dovevo farlo. Però mi sembra di avere fatto una cosa figa. Ok, siamo a due. Posso continuare a salire da qui? Forse sì. Fermi, non mi attaccate. Non avete il diritto di farlo. Dovete solo morire. Beh, visto che ho la magia al massimo, perché no? Tanto attaccandogli da ripristino anche. Qualcosa mi ha dato 24 di esperienze. Oh, c'è una gabbia infuocata. Proprio qui vicino dovevano metterla. Ci sono ben due punti da distruggere. In mezzo c'è la cassa con il fuoco. Quantomeno riprendo da qui. Va bene. Mi tocca solamente risalire e distruggere quelle tre che avevo già fatto. Non è poi così grave per il momento. Spero solo che non succeda di nuovo. E soprattutto di non morire quando sarò più vicino alla conclusione. È un peccato non sapere quante ce ne siano. Non tanto dove stanno, ma quante. Quello mi farebbe molto piacere. No, ma perché sei caduto? Eri completamente in piedi sulla piattaforma. Chi ti ha dato il permesso di cadere? Riprova, per favore, fallo bene. Grazie. La prossima volta che passo di vicino casto Aero, sperando che serva a qualcosa. 24 di esperienza per deflettere una palla di fuoco non è per niente male. È più di quanto mi diano i nemici che stanno qui vicino. E siamo tornati al punto di prima in pratica. Da morto mi doveva colpire. Stavolta... ora ci sono pure i nemici, certo. Le palle di fuoco che partono proprio da qua e i nemici. Sarà divertente questo combattimento. Non cadere giù, Sora, ti supplico. Perché? Perché? Tu spiegami perché. Dovevi farlo. Va bene. Non dovrebbe volerci molto ritornare là sopra. Spero. Anche se qui c'è il problema sempre della maledetta cassa col fuoco. Ti prego, lasciami in pace. Ok. Sono solo, vero? Mi sa proprio di sì. No, c'è almeno Pippo, l'ho visto. Che è quello che mi serve in realtà. Cos'è che mi sta sparando quella oscurità? Non mi piace neanche un po'. Voi dovete morire, non mi seguirete. Ancora. Grazie. No, fermo. Sembra la città infame. Fermo, devo andare sopra io. Non ti puoi muovere. Dove ce ne sono ancora? Qui ce n'è uno. Spero sia l'ultimo.
Non ci credo più di tanto, ma lo spero sinceramente. Ti prego, non era l'ultimo. Dove allora? Non ho idea di dove altro possano essere. Qui c'è questa maledetta. Ehi. No, no, non ti azzardare. Dove sono gli altri? Ho paura, non voglio morire adesso. Ma non ho idea di dove possano essere gli altri posti da distruggere. Ah, come mi piacerebbe avere la guardia per fermare queste maledette palle di fuoco. Invece posso solamente rotolare. Di qua, eccolo. Ti prego, dimmi che sei l'ultimo. Ho bisogno che tu sia l'ultimo. Non capisci il dramma che sto vivendo. Ti prego, distruggilo. Grazie al cielo, era l'ultimo, davvero. Antima. Ah, non mi ricordo che cosa fa quella. Sally, why didn't I listen to you? Don't feel bad, Jack. We'll come up with another plan for Halloween. Next time, we'll do it together. Peccato. Testa di zucca, carino. Bella domanda. Bene, adesso che abbiamo chiuso anche con questo mondo, non so se capite la battuta, chiuso la serratura, sono bravissimo, lo so. Controlliamo l'arma che ho ricevuto. Testa di zucca, 7 di danno, mi piace. Assolutamente, lunga portata e colpi critici a ripetizione, questa mi sa che è un'ottima arma. Ed è anche molto molto bella. Quindi direi che possiamo andare a salvare. Vediamo le abilità. Abbiamo aumentato tutti quanti gli AP, quindi perché no? Già che ci siamo, mettiamo Aero Combo. Tu 2, non 3, peccato. Pippo invece no. Per Pippo niente. Paperino ha qualche cosa che gli aumenti gli AP? No? Potrei dargli la coroncina. Ci perde di difesa? Ma qual è il problema? Lui ci perde sempre di difesa comunque. Quindi, abilità, Paperino, rimettigli questo. Ok. Possiamo chiudere al salvataggio. Tanto non c'è più nessuno da dover sconfiggere adesso. La prossima volta andremo a visitare quell'altro mondo che potevamo scegliere prima. E spero che questa esperienza mi abbia fortificato e quel mondo per me sia una bazzecola, visto che dovrebbe essere più semplice di questo. Io per ora vi saluto, ciao a tutti ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio.